amici carissimi, un saluto a tutti voi. Siamo all'ultima domenica del mese di ottobre e questo mese lo chiudiamo con come si chiude un po' la polemica di scribi e farisei nei confronti di Gesù. Dopo che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei che gli chiedevano così il suo parere circa la risurrezione dei morti, si avvicinano ora scribi e farisei pensando di mettere nel sacco Gesù, cioè di essere più capaci di trarlo in inganno e dunque di portarlo a contraddirsi. E gli chiedono, maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Dobbiamo comprendere che qui la legge non è la nostra legge, non sono le norme come le abbiamo noi. La legge è la Torah, di per sé vuol dire istruzione, Torah, e si riferisce all'insegnamento del maestro che educa i suoi studenti puntando l'indice, e questo puntare l'indice si dice Yara, per cui la Torah è l'indice puntato verso un insegnamento. La Torah corrisponderebbe più o meno al nostro Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, che secondo la tradizione ebraica sono stati scritti da Mosè per volere di Dio. Dunque dire la Torah significa dire il massimo dei comandamenti, anche perché la Torah regolava non solo la vita di fede, dunque non solo la vita della comunità cultuale e religiosa di Israele, ma regolava anche la vita sociale e civile. Avevano una sola legge, cioè la Torah, la parola di Dio consegnata a Mosè e scritta da Mosè. Quindi gli chiedono qual è il più grande comandamento della Torah. In questo modo cercano di sapere, da una parte, se Gesù conosce veramente in profondità la Torah, e dall'altra vogliono cercare di capire se Gesù riesce a fare sintesi della Torah, anche perché la risposta sarebbe facile. Il primo e più grande comandamento della Torah è «Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno». Questo è il primo comandamento. Quando Dio consegna le sue 10 parole a Mosè, esordisce dicendo «Io sono il Signore, tuo Dio, e dunque non avrai altre divinità davanti a me». Questo è il più grande comandamento. Gesù invece stupisce e spiazza i suoi interlocutori, perché non cita né l'ascolto, né «Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altre divinità davanti a me», ma sintetizza tutta la Torah prendendo lo spunto proprio dalla seconda parte dello Shema, cioè dell'ascolta Israele. «Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, tu amerai». Quindi Gesù mette come primo comandamento questa seconda parte dello Shema, che certamente i scribi e farisei non si aspettavano una tale risposta. Gesù sintetizza tutta la Torah, dunque tutta la legge, in questo impegno che è un presente ma sempre futuro, un presente sempre da compiere. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Notiamo che Gesù cita le tre dimensioni un po' dell'essere umano, che sono il cuore,
come sede della volontà, come sede degli affetti, l'anima come luogo in cui abita Dio, cioè lo spirito, e la mente come capacità del pensiero di comprendere la verità. Ecco, l'essere umano è nella sua totalità impegnato ad amare Dio con tutto se stesso, perché a Dio va dato il primo posto. Dio va amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Però Gesù, citando qui la Torah, dunque l'Antico Testamento, vuole anche dire che il cuore, l'anima, la mente non sono solo gli strumenti attraverso i quali l'uomo ama con la totalità di sé il Signore, ma sono anche il luogo in cui consumare questo amore totale per Dio. Perché il testo ebraico recitava così: amerai il Signore tuo Dio in tutto il tuo cuore, in tutta la tua anima, in tutte le tue forze, in tutta la tua mente. Quindi il cuore è la sede in cui si consuma questo amore totale per Dio. L'anima, la mente, le nostre forze, è lì che Dio va cercato e va amato. Dunque è una sorta di incentrazione, perché Dio ti abita, e allora, come diceva Agostino, non devi cercarlo fuori di te. Lui abita e vive in te, ed è in te che vuole essere cercato e amato. E poi Gesù mette accanto a questo primo comandamento, oserei dire con Théard de Chardin, un comandamento di incentrazione sull'amore, mette un altro comandamento di decentrazione: amerai il prossimo tuo come te stesso. Dunque l'amore totale per Dio non ti porta a chiuderti, ti porta ad amarti, a cercare Dio in te così come sei, e poi a decentrarti, a fare di questo amore la via per dirti, per darti, per accogliere, per incontrare l'altro. E ecco perché questa sintesi che Gesù fa fra il libro di Esodo e Deuteronomio e il libro di Levitico, perché nel capitolo 19 e nel capitolo 25 di Levitico si parla di questo amore del prossimo, sintetizzando così tutta la Torah, Gesù pensa ed è convinto di aver consegnato non solo una sintesi, ma il vero cuore della Torah, il vero cuore della legge, fra incentrazione e decentrazione. Ed è in questa osmosi fra incentrazione e decentrazione che l'uomo vive quella che Théard de Chardin chiamava supercentrazione, quel trascendersi senza negarsi, senza abbandonarsi a se stesso, trascendersi elevandosi perché incentrato dentro il proprio cuore, la propria anima, la propria mente, abitati da quel Dio che va amato nella totalità. E in questo incentrarsi l'uomo si trascende nella misura in cui si decentra come dono accogliente nei confronti dell'altro. E Gesù dice: da questi due comandamenti dipende tutta la Torah, tutti i profeti. Dunque tutto l'Antico Testamento è sintetizzato qui. E tu come stai allora in rapporto a questi due comandamenti? Non possono stare l'uno senza l'altro, altrimenti si vive uno sbilanciamento. Nell'equilibrio di questi due comandamenti, che sono uno, dipende la nostra gioia. Arrivederci. Thank you.